quest'anno è stato un anno di transizione, perché comunque l'M32 cade all'interno del nostro contenitore Sailing Series, che ha un suo percorso, ed è stato, direi, un anno assolutamente positivo, anche perché siamo partiti veramente molto tardi con la stagione. Abbiamo deciso di iniziare questa operazione veramente a maggio, quindi tardissimo su qualunque palinsesto per un circuito del genere, e devo dire con molto impegno, molta fortuna e qualche rendita di posizione dei tanti anni dedicati a queste cose, è stato possibile mettere insieme un circuito che è risultato estremamente efficace. Abbiamo avuto tappe molto belle, il pubblico ci ha seguito, abbiamo avuto un numero iniziale di barche, 5, 6, arrivati poi a 7 nell'ultima tappa, tenendo conto che nello Stadium Race più di 10 per volo non si riesce a essere, perché poi diventa pericoloso, che consideriamo assolutamente un successo. Il pubblico ci ha premiato, una pagina Facebook con più di 1.200.000 visitatori unici dall'inizio dell'anno ad oggi, quindi numeri importanti non solo per la vela, numeri importanti in generale. Pronti per ricominciare. Dire se il catamarano sia o sarà la vela sportiva del futuro, al momento sarebbe da dire di sì, in realtà verrebbe da dire sì, perché l'attenzione del pubblico, ripeto, del pubblico esterno al mondo della vela è molto alta. Credo che in realtà anche i monoscafi faranno un loro percorso di evoluzione, lo stanno già facendo in realtà. Per il pubblico i due scafi sembrano in questo momento essere qualcosa di estremamente accattivante. Divertente, dinamico, giovane, piace soprattutto ai ragazzi giovani, forse il fatto che ci si alza sull'acqua, si vola, eccetera, è qualcosa che attira le generazioni più giovani. Quindi, in modo prospettico, sì, direi che potrebbe essere la vela del futuro. Direi che una delle cose che rende fruibile il mondo dei multiscafi, dei catamarani, dell'M32 in particolare, non è soltanto la qualità della barca, ma è la scelta e l'utilizzo di un formato di regata che è di per sé altrettanto innovativo quanto la barca. Non è soltanto avere una barca veloce, performante, che fa la differenza, ma è inserirla all'interno di un format di regata che è fruibile dal pubblico, che è uno dei grandi sforzi che la vela deve fare, no? Perché altrimenti navighiamo sempre solo in mezzo agli oceani, molto bello, ma insomma un po' difficile da vedere. C'è tanto spazio per essere vicini al pubblico. Lo Stadium Race lo sta facendo non solo nell'M32, ma lo fa anche nelle finali olimpiche, lo fa anche in altri pochi, devo dire, formati, e funziona molto bene. Oltre al discorso del format in mare, c'è anche proprio una parte legata alla capacità di interagire con il pubblico di qualunque tipo, da ospiti dei nostri partner, ma al pubblico stesso che viene a vederci, attraverso la possibilità di regatare a bordo di queste barche con i team. Il nostro sistema di hot seats, sedie bollenti, perché insomma le barche danno emozioni adrenaliniche, vestirsi, mettersi il caschetto, insomma sono rituali che nella vela mancano, e che invece fanno parte di quasi tutti gli altri sport, e sono studiati volutamente per creare attenzione, per utilizzare modelli vincenti di altre culture sportive e portarli all'interno del nostro sport. L'esperienza per un nostro ospite inizia con la vestizione, salvagente, il bibs con la scritta guest, il casco, salire a bordo, un piccolo briefing fatto da personale del nostro staff che gli spiega dove mettere le mani, come tenersi, come stare a bordo sulla rete del catamarano. E da lì salto sul gommone per arrivare a bordo da noi che li aspettiamo sul campo di regata. Ovviamente c'è un'introduzione con l'equipaggio, ci sono le prime spiegazioni di dove deve stare, dove deve tenersi, perché una delle caratteristiche di queste barche è la forte accelerazione. Sono estremamente leggere, una barca con un albero di più di 18 metri e lunga quasi 10 e mezzo, che pesa 440 kg, quindi c'è una quantità di cavalli assolutamente elevata.
gli si indica la propria posizione ed è divertente a volte vedere come si tengono effettivamente preoccupati, ma è giusto perché nelle prime uscite, soprattutto se c'è vento, il catamarano, questi in particolare, offrono delle sensazioni che non sono tipiche del velista e questo genera indubbiamente emozione, adrenalina, no? Il tutto è molto emozionante sempre. È tanto emozionante e adrenalinico per il nostro ospite a bordo quanto è cardiaco, tra virgolette, lo sforzo dell'equipaggio. L'ultima tappa del circuito di quest'anno l'abbiamo fatta a Ibiza, che di per sé è già un gran bel posto, ma da lì portiamo, secondo me, il commento più bello che ho letto durante tutto l'anno. Un giornale spagnolo ci ha definito la MotoGP della vela. E mi è piaciuto molto, tanto perché sono un grande appassionato di Valentino e quindi mi faceva piacere, ma perché rivedo in questo titolo dei contenuti assolutamente corretti. Colorati, visibili, vicini al pubblico, col pubblico a bordo addirittura, quindi penso che sia un prodotto destinato ad avere successo da questo punto di vista. Noi abbiamo già provato a fare del materiale con le telecamere a 360 gradi a bordo, insomma quando viaggi a 30 nodi lo spettacolo viene e se lo vedi seduto in poltrona rimane comunque un grande spettacolo ed è un grande spettacolo. Chi si avvicina al catamarano a queste barche si chiede sempre ma se scuffiamo cosa succede? Nello specifico per l'M32 la barca è stata concepita in un modo tale per cui in caso di scuffia la stessa avviene decisamente molto lentamente, molto dolcemente, perché la barca una volta perso il controllo si ferma, la randa fa quasi da paracadute e quindi si adagia molto molto dolcemente sull'acqua. In più la barca è concepita con la parte alta dell'albero completamente stagna, per cui non si rovescia mai a 180 gradi, rimane adagiata sull'acqua e il tempo medio di raddrizzamento è tra i 2 e i 3 minuti. Per cui è un'esperienza anche divertente in realtà che ci riporta alle derive di quando eravamo ragazze. Uno dei ragazzi del mio equipaggio, Lorenzo Bressani, scherzando in un'intervista durante questa stagione ha detto si ringiovanisce di 10 anni e ha ragione, è molto vero, è qualcosa che anche per noi che facciamo vela da tutta la vita ha creato degli stimoli intensi, nuovi e divertenti. 2017 sarà un anno, ci auguriamo, di conferme, ma lo vediamo già dall'attenzione, dalle richieste, dall'avvicinarsi di nuovi team che verranno a correre con noi, ma Sailing Series sarà non soltanto l'M32, presto annunceremo la seconda classe, quindi di imbarcazioni che parteciperà al contenitore Sailing Series. Quindi una serie di eventi molto lunga, più di una quindicina, che ci accompagneranno dall'inizio dell'anno fino al Salone Nautico e subito dopo. Salone Nautico dove quest'anno abbiamo avuto una tappa riuscita benissimo, più di 2000 e rotte persone hanno chiesto di venire a bordo con noi lasciando il loro nominativo per essere selezionate, quindi devo dire una cosa che in tutta sincerità ha sorpreso anche noi, non avremmo mai atteso un risultato del genere. Ho avuto anche la fortuna di vincere quella tappa, quindi veramente il Nemo profeta in patria in quell'occasione non ha funzionato, no? È stata una settimana veramente perfetta. In realtà è una stagione appena conclusa, ma che stiamo praticamente per iniziare, perché tra praticamente un mese e qualche giorno ricominceremo con il campionato invernale, e staremo tutto l'anno presso lo Yacht Club di Monaco a Monte Carlo. Non solo, poi da Monte Carlo cominceremo la prossima stagione il 31 di marzo con il Grand Opening Event che sarà l'inizio della nuova stagione che nel 2017 conterà una tappa in più, 6 tappe e conterà anche il primo campionato del mondo della classe che ha già raggiunto e superato le 60 unità vendute e distribuite nel mondo.